Da adolescente avevo un po' l'impressione che fare fumettista fosse il corrispettivo di fare la rockstar, ma il mestiere di fumettista è completamente diverso. Quest'idea un po' bohemienne dell'artista è un mestiere molto simile a quello di un impiegato per certi versi. È innegabile che tu ti debba mettere sulla sedia, sul tavolo tutti i giorni. Ogni singolo giorno e lavorare per una dozzina di ore per produrre queste cose da centinaia, a volte migliaia di pagine che richiedono un tempo enorme per essere prodotte. Mi dicevano, tu non sei il lavoro che fai, non è il lavoro che fai che ti identifica, tu sei sempre tu, anche se dovessi fare qualunque altra cosa. E io più passa il tempo, più ripenso a questa cosa, più non mi trovo d'accordo. Perché io ho cominciato a disegnare prima di fare qualunque altra cosa. Io non sono qualcos'altro oltre al fumetto. Il fumetto è una parte enorme di me stesso. Io non so. Come non lo sa l'operaio, non lo sa l'imprenditore, se a 20 anni da qui, 30 anni da qui, se sul letto di morte, io riguarderò tutta la mia intera vita passata su un tavolo da disegno e penserò, brutta testa di cazzo, hai sprecato tutta la tua intera esistenza. Non posso vedere il futuro, però. Conosco il me stesso del passato e so che il me stesso del passato aveva un sogno, e il suo sogno era disegnare fumetti, che è quello che faccio ora. Perciò posso dire quantomeno che rispetto al me stesso del passato non ho infranto le sue promesse, questo sì. Scatto sulla fascia con la sua solita percussione incredibile. Grandissima, grandissima incursione da parte di Labò, che va a sfruttare la regola che il Partite 5 donna combattute non sono può le più essere belle ostacolata al tiro dal perché 5 uomo. si crea proprio un affiatamento della squadra che è impareggiabile. Sei stata la protagonista indiscussa di questa partita. Che cosa ne pensi? Commovente perché mi tira su di morale. E poi sto bene in modo positivo, come anche fisicamente, che mi alleno. Mi sta piacendo, è un bello sport, anche nuovo, non lo conoscevo neanche e sto capendo tante cose. Abbiamo visto che la tua difesa è stata intensa e impenetrabile durante questa partita. Che cosa ne pensi? Ma che cosa ne penso? Ne penso che sono in forma, che mi sento ben allenato perché io. Questo sport qua lo faccio per fare sport, per allenare Attenzione alla i miei mosca medolare contro polpacci e i i miei piedi, si continua muscoli. ad accelerare, ma Righi commette falli illegale. Cosa fa Righi? Non si sa. Io stavo per mollare, ma non ho mollato, visto che mi vogliono qua in questa squadra. Che adesso andrà a eseguire due tiri E liberi. adesso infatti vediamo Elvis che con Ecco, la sua concentrazione si vediamo, accinge a poi. tirare. Tiro. E segna, Si segna. gioca, se, si gioca con anche tutti, per esempio tre ragazzi, ragazzi disabili che hanno difficoltà. Alla Per esempio, in che cosa ti senti appoggiato? sedia, alla poltrona, al divano. Non giochi a Sì, basket, quali sono le difficoltà? mi spavento da solo di solito, qualche volta ho paura. Ora è. Qualche volta faccio gli scherzi. Come pensi di poter migliorare le tue prestazioni in partita? Io ho tendenza a
ad aiutarmi quando mi muovo per il tiro. Mi devo prendere uno fare affrontarlo e calmarmi. O calmarmi possibilmente normalmente e senza uso di psicofarmaci o droghe. Mi diverto a cercare più che altro di passare la palla a chi ha più bisogno, chi ha più capacità di me nel suo ruolo, che è molto più bravo di me nel suo ruolo. Non sono riuscito a dare quello che i miei compagni mi chiedevano. Quindi mi incazzo con una idea. In questo frangente vediamo Sorin che, dopo essere entrato nell'area del pivot, accompagna la giocatrice Roberta, giocatrice 1T, che ha una particolare disabilità e per cui ha un tiro diverso dagli altri pivot. Appunto, vediamo qua, una volta che gli è stata consegnata la pallina, Roberta andrà ad appoggiare la propria pallina per farla rotolare all'interno del canestro. E allora vediamo l'esito, che è buono. Fa canestro, grande Roberta. Brava Roberta, molto brava. 7. Dai, dai, dai. Lungo, lungo, lungo Joshua, vai, 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 Joshua, vai, vai, stai dietro. Fuori, fuori. Via, via. Vai, vai, vai. Brava Marique. Ultimo possesso della partita, squadra gialla, meno 2 punti. Deve cercare per forza un tiro da 3 per aggiudicarsi la vittoria di questa partita. E infatti Righi la passa Mariana che tira da 3. La mia filosofia di vita in realtà sarebbe riuscire a vivere in maniera più naturale possibile, senza rientrare completamente in questa società che ti pone dei limiti. Siamo in questo grande parco giochi dove ci lasciano certi privilegi, ma in realtà non sappiamo che siamo comunque manovrati come dei burattini. Però piano piano, col passare degli anni, crescendo, capisci che determinate sostanze come la marijuana si può assumere anche in un ambito molto più spirituale. Diciamo che apre certe porte della tua mente che sono già aperte, ma in realtà, come tutti noi sappiamo, vogliamo chiudere o tenere chiuse. Appena avevo preso un libro che parlava di musica, ho visto che c'era anche questa cosa che era chiamata straight edge. E io quindi ho detto, cazzo, questa cosa qua, cioè già lo sono. E soprattutto è anche punk del punk. Perché uno è abituato a vedere un certo tipo di punk, non so, devastazione, quelle robe lì, invece è una controcultura nella controcultura, fondamentalmente. L'unico approccio che ho avuto con le sigarette, perché c'erano 13 anni, c'erano dei ragazzini, delle medie così, uno fa, proviamo, non mi diceva proprio niente. Gente che ti fa due palle così perché dice, ah, te dovresti esci, non bevi, non sei un uomo. C'è anche molto questa cosa maschilista, no? L'uomo deve bere. Ma io perché devo bere? Cioè, non devo fare quello che non voglio fare. Chiaramente, non so, non vai a devastarti, quello non lo fai. Fai tutto quello che fa un'altra persona, ma da sobrio. C'è gente che esce nella nostra compagnia che non fuma, addirittura non ha mai fumato. Però anche questi tipi di persone conosciute ci ho fatto serata, mi sono divertito molto. Gente come noi alla fine cerca la libertà, il divertimento, cioè il non pensare a certe cose. Quindi con la cannabis, fumando, fortunatamente ci può essere stato un cambiamento, ma in meglio, più che altro della mia persona. Prima sono una persona un po' più chiusa della persona che sono adesso. Quindi non sei tu che stai vincendo le tue timidezze, ma è la sostanza. Deve essere qualcosa che viene da me, sennò certe cose non le supero. Ma guarda, come tutti, a volte mi è capitato anche di avere dei dubbi, a volte, però in realtà, cioè, sono dei dubbi quando magari affronti le fasi della tua vita, depressive, eccetera. Forse avrei potuto fare altro, essere altro, ma in realtà poi sono dei dubbi finti. Molti dei ragazzi che appunto mi hanno aiutato anche a uscire da quello che era un periodo depressivo, come ho detto, era gente che ha avuto uso, abuso di sostanze, quindi mi ha fatto anche capire, cioè entrare anche appunto in non essere mai giudicante, no? In quello che sono la vita degli altri.
Ognuno nella sua vita deve fare quello che si sente, mai sentirsi obbligato da qualcuno, da qualcosa, mai dover apparire agli occhi degli altri per paura di non essere accettato, mai. Ognuno deve sempre seguire il suo percorso, poi il suo percorso lo porterà dove è giusto che debba andare. Thank you.